11 febbraio 1815. Mia madre è partita per Pesaro assieme a mio padre. Siamo abbastanza liberi e Carlo ne ha approfittato per entrare nella proibitissima camera dei miei genitori, dove ho scoperto una misteriosa camicia da notte. È fatta a sacco come i nostri camicioni ed è intessuta con ricami rossi che rappresentano un motivo di croce e di cuori. Carlo, che ne sa sempre più di me, mi ha mostrato con molto divertimento uno strano foro che è posto sul davanti della camicia, in corrispondenza all'addome. Ha detto: attraverso quel foro siamo stati concepiti noi leopardini. Ho sentito una volta la mamma che ne parlava con uno dei nostri sacerdoti domestici, chiamando questo indumento camicia di castità. Le cameriere bisbigliavano tra loro delle cose con molto meravigliato divertimento, perché ormai le donne, anche religiose, non usano più una simile camicia che limita allo stretto e indispensabile il contatto carnale. Io ho voluto aggiungere: il rapporto amoroso è un'invenzione di Dio. Questo orrendo sacco è frutto della mente malata degli uomini. Ti sentisse nostra madre, ha aggiunto Carlo. 23 marzo 1815, mio padre, andando ad Osimo, si è dimenticato il suo grosso diario sotto il ripiano del leggio nel suo studio. Così ho letto nel suo primo incontro con mia madre, che allora era la bellissima marchesina Adelaide Antici. Ho letto anche nelle pagine precedenti la storia di un suo sfortunato fidanzamento contratto con una damigella di Bologna, la marchesina Diana Zambeccari, e combinato da una sensale di quella città senza che i due giovani si fossero mai visti. Mio padre volle andare a Bologna per vedere la sua futura sposa, accompagnato dal suo carissimo amico il conte Gatti, che faceva da paraninfo. Disse mio padre: se la sposa mi piacerà, tirerò fuori un fazzoletto bianco. Ma non tenne conto del fatto che era fortemente raffreddato. La ragazza era orribile, priva anche delle grazie più lievi. Per giunta aveva gli occhi che non andavano d'accordo tra loro e un neo peloso sulla punta del naso. Gli parve che il decreto di quella unione non stesse scritto né in cielo né in terra. Tuttavia a un certo punto dovette soffiarsi il naso e il fazzoletto bianco fu cavato di tasca. Così, davanti a tutti, il conte Ghetti gridò: «Viva gli sposi!» Il matrimonio rimase concluso. La dote della sposa fu stabilita in 20.000 scudi d'oro. La data dello sposalizio fu fissata. Per i preparativi mio padre spese una somma enorme, ma più il tempo passava, più cresceva il suo disamore. Occorreva una scappatoia. Mio padre fu geniale. Compilò una lettera anonima e la spedì alla futura suocera. Vi avvertiamo che il conte Leopardi è uomo interessato e insensibile. Renderà infelice vostra figlia. Ha perfino gravi difetti nel fisico e una latente malattia mentale. Non trascurate questo avvertimento. Il marchese Zambeccari, allarmato, inviò un suo uomo di fiducia a Recanati. Questi chiese a mio padre se la prospettiva del matrimonio era grandiosa ed era gradita. La risposta fu: preferirei farmi frate certosino o trappista. Così il contratto di matrimonio fu rotto. Mio padre dovette pagare 20.000 scudi e ciò per la sua imprudenza. Come dicevo, ho letto nel diario la descrizione del primo incontro dei miei genitori. Eccola. L'incontro avviene in chiesa durante la festa del Corpus Domini. Che bella donna. La testa mi sta girando, non so pensare ad altro. La chiedo subito in sposa. Nel giro di 3 giorni, da libero e sciolto come un uccello, mi intricai nelle piane da me immedesimo. Mia madre, saputo tutto, mi si è inginocchiata davanti gridandomi: «Monaldo, ti scongiuro di non posare quella donna di ghiaccio!» E allora io mi inginocchiai a mia volta e baciai a lungo la mano di mia madre, pur dichiarandomi fermo nel mio proposito. Così ho portato per tutta la vita un castigo severissimo per quella disobbedienza. Dovetti fuggire a Pesaro perché i Leopardi non accennavano questo matrimonio. Poi col passare del tempo la pace tra le famiglie fu fatta. Eccomi dunque marito. Così ho avuto insieme una benedizione divina ed un divino castigo. Tuttavia restai inesorabile al pianto che la mia cara madre versò ai miei piedi ed ora sono punito terribilmente.
gli arsenali della vendetta divina sono inesauriti. Tremino quei figli che ardiscono a provocarli. Il carattere di mia moglie e quello mio sono diversi quanto sono distanti tra loro il cielo e la terra. Chi moglie ha ben sa il valore di questa circostanza, e chi non l'ha si guardi bene dallo sperimentarlo. Così ho letto queste frasi e mio padre mi è apparso sotto una luce diversa, più umana e spiritosa, quasi simpatica. Ho chiuso il librone e l'ho rimesso sul leggio. Nessuno mi leva dalla testa che mio padre abbia il proposito dimenticato il suo diario perché io lo legga. 11 aprile 1815. Questa notte sono rimasto sveglio a rileggere tutte le mie prime poesie. Voglio ricopiare su questo mio diario segreto alcuni versi che mi sono particolarmente cari e che scrissi appena dodicenne. Sentì allora, e sono passati più di 4 anni, un impulso irresistibile che spinse me, ancora quasi bambino, a comporre un sonetto dedicandolo alla morte. Lo chiamai con questo titolo, Canzone alla morte. Ahi, morte, morte, ecco la scorgo ardita, che la tremenda falce intorno a ruota e la pallida turba a tutti a dita, cinta d'umile gente a lei devota, mostra in un antro scuro quei che in vita erano splendenti eppur la fecer nota, con degnazione quelle cui fiorita beltade un dì fregiò la rosea gota. Vedo che intorno a lei fanno corona e peste e febbre la scarnata tisi, e ogni malor che prenda a morte dona. Credo di essere stato l'unico bambino dodicenne nel mondo a scrivere una poesia sulla morte. A chi sono dunque io e quale antico e tragico mistero si nasconde dentro di me? Vengono a palazzo alcuni amici di mio padre che si dicono poeti. Anche mio padre dice di essere poeta. E io chiedo a loro, cos'è la poesia? Non mi sanno rispondere. Perché quando scrivo la parola poesia mi viene da usare l'iniziale maiuscola. Una cosa ho capito e credo di non sbagliare. Il ritmo della poesia è simile a quello della musica. 21 maggio 1815 ho trovato tra le mie primissime rime anche una poesia che avevo completamente dimenticato. La scrissi in versi martellati quando ancora non avevo compiuto 12 anni. La intitolai A morte la minestra. Metti, o canora musa, in moto l'elicona, e la tua cetra cinga d'oro una corona. Non già l'eroi tu devi o degli dei cantare, ma solo una minestra di ingiurie caricare. Ora tu sei, minestra, dei versi miei l'oggetto, e dirti abominevole mi apposta un gran diletto. Misi questa poesia sotto il piatto di mia madre, la quale la diede un'occhiata distratta, non rise affatto e si rifiutò di leggerla. Piacque invece molto a mia nonna Virginia, a mio padre e alla zia Ferdinanda. A quest'ultima, durante la lettura che mio padre ha effettuato, è venuto un tal convulso di riso che si è dovuto alzare da tavolo e scappare via. 29 maggio 1815. Sono venuti alcuni ebrei da Ancona per parlare con mio padre su una questione di terreni agrari. Lui ha detto, mio figlio sa l'ebraico. Ho potuto più tardi dimostrarlo quando sono stato chiamato nello studiolo e ho parlato con loro della biblica lingua antica. Siamo diventati amici. Sono rimasti sbalorditi dei sentirmi parlare in quella difficile favela che ho imparato da solo. Mi hanno detto che torneranno con un rabbino. Sono simpatici e non sembrano affatto feroci. Scrivo questa parola ricordando di averla usata 4 anni fa in una poesia che regalai a Don Alessandro quando disse la sua prima messa. Sua memoria quella poesia. Il Dio Signore, fra scherni del giudeo Paul feroce, scacciò dal mondo il lacrimoso errore e vittima si offrì all'alta croce. I preti che mi indottrinavano mi avevano voluto far credere che Gesù era stato ucciso dai giudei, popolazione violenta e ferocissima. Ma io sapevo che il supplizio della croce era stato inventato dai romani, mentre i giudei lapidavano i loro nemici. Uno dei miei insegnanti di religione di allora mi volle far credere che i giudei hanno la coda. Ho raccontato questo fatto oggi a quegli ebrei di Ancona. Hanno molto riso, anche se in modo amaro. Uno di loro mi ha detto, toccami, ti sembra che io la coda ce l'abbia? E poi voleva togliersi i calzoni e mostrarmi il sedere nudo, ma io dissi che ci credevo e che erano tutte fandonie da pretacci.
Prima che gli ebrei di Ancona si licenziassero, io voglio parlare e far loro molte domande. Signori, come vedete, come volete essere chiamati, ebrei, israeliti o giudei? Uno di loro rispose per tutti. Signor Contino, chiamatemi israeliti. Tra i tre nomi preferiamo questo. Detestiamo il nome di giudei, che in verità dovrebbe riferirsi alla tribù di Giuda, unica rimasta a rappresentare gli ebrei nella Palestina, ma che purtroppo oggi è riferito erroneamente e falsamente al nome di Giuda, l'apostolo traditore. E io rispondo, avete ragione, perciò restano soltanto due nomi, ebrei ed israeliti. Cominciamo dalla parola ebrei. Temo che l'etimologia che ora vi offro non sia a voi gradita, tuttavia è vera, il nome ebreo deriva dall'aramaico che si pronuncia Hebrb, il cui significato in lingua latina è criminis socius, cioè socio in ladreria. Ora vi leggerò un esempio atto a togliervi ogni dubbio. Questo esempio lo potete subito controllare nelle vostre scritture sacre. Vi prego di andare al passo 1.23 del libro dei profeti Isaia. Questo passo dice: i capi di Sion sono diventati ribelli a Dio, sono diventati ebrei, cioè complici di ladri. Tutti questi capi aspirano al denaro. Quanto al significato della parola israeliti, temo di deludervi ancora di più. Questa parola è composta da due termini Isra ed El, che significa colui che combatte Dio e cioè nemico di Dio. Ora vi dico come è nata questa frase. Vi farò un racconto vero, che non si può smentire. La cosa vi impressionerà alquanto. Prima però dovrò farvi una domanda. Voi siete sefarditi o siete aschenaziti? Gli ebrei di Ancona molto decisamente rispondono in coro: noi ebrei anconetani siamo quasi tutti sefarditi. Gli aschenaziti, cioè gli ebrei germanici, tra di noi sono una minoranza. Io dico allora, bene, mi congratulo con voi che siete veri ebrei. Infatti, sefarditi significa gli ebrei di Sefr, gli ebrei del libro. La parola aramaica significa libro, e il libro per antonomasia è Sefer Isire, cioè libro dei fondamenti scritto dal profeta Abramo. Perciò voi siete abramiti, cioè siete discendenti di Abramo, siete ebrei veri. Ed ora veniamo al racconto che ci fa capire chi erano i nemici di Dio. 3400 anni prima di oggi vivevano in Egitto alcuni discendenti di Abramo. Mosè Levi, della famiglia dei Levi, era uno di questi discendenti ed era anche imparentato col faraone. Uomo ricco e ambizioso, Mosè addestrò milioni di suoi uomini alle armi. Questi numerosi uomini erano ladroni violenti e il popolo egizio, civilissimo e pacifico, li chiamava nemici di Dio usando il termine aramaico israeliti. Allora Mosè, per difendere il suo popolo eletto, inventò la storia del grande e santo Giacobbe che ha il coraggio di competere con Dio, facendo credere a tutti che l'epiteto nemico di Dio sia quasi una patente di coraggio e nobiltà d'animo. Ma la mia voce ormai suona a vuoto. Non mi stanno più a sentire. Guardano gli orologi. Ad un tratto si alzano in piedi e si scusano e se ne vanno. 1 giugno 1815. Vedo nella finestra di fronte a una ragazza di 15-16 anni che si è trasferita qui da poco, abitando prima in un'altra dimora. Non è bella. È allegra e simpatica. Mi sorride. Una giovane di quell'età ha nel suo viso, nei suoi moti, nella sua voce un non so che di divino che niente può eguagliargli. Qualunque sia il suo carattere, il suo gusto, allegra o malinconica, capricciosa o grave, vivace o modesta, quel fiore freschissimo e intatto, quella incolume speranza vergine che leggo nel suo viso e negli atti, quell'aria di innocenza, di inconsapevolezza del male, delle sventure e dei patimenti, anche senza innamorarmi, anche senza interessarmi, fanno sì che io non mi possa staccare dalla visione di quel viso e io non conosco cosa più di quella che sia capace di elevare la mia anima, di trasportarmi su un altro pianeta, di darmi quasi un'idea angelica, felice e divina. Ho sognato stanotte quella fanciulla. Era un vero paradiso parlare con lei e interrogarla ed esserne, con viso ridente, a mia volta interrogato e poi domandarle io la mano da baciare. Ella, porgendomela, dopo aver deposto non so qual gomito, mi guardava con aria semplicissima. Io la baciavo con tal diletto e solo in quel sogno, e per la primissima volta, ho provato cosa sia veramente questa sorta di consolazione. Tale fu la verità del sogno che, svegliandomi subito e riscosso, finalmente vidi che il piacere era stato tal quale sarebbe vivo e reale. Sono rimasto attonito
e ho conosciuto come sia vero che tutta l'anima possa trasfondersi in un bacio e perdere di vista il resto del mondo. Io tengo afferrato con ambo le mani questo frammento di sogno e provo la felicità. La godo, è reale. Tempo, spazio, felicità, tutto è idea. Tutto è pensiero e sua proiezione. Pensiero infinito, eterno e penetrante. 12 giugno 1815. Studio disperatamente, mi spinge uno smoderato e insolente desiderio di stancarmi sulla turba, di uscirne dalla meschinità. Voglio farmi eterno anch'io, come il pensiero, non per la gloria soltanto, ma per vincere la morte. Ho paura della morte come all'unalamento. Mi sembra che solo vincendo la morte io possa raggiungere l'amore. Ma è un cerco chiuso, questo mio affannato cercare. Mi sembra che prima di aver amato io abbia già perduto la facoltà di amare, tanto che così giovane potrei presto diventare eunuco in un qualunque serraglio se continuiamo così. 13 giugno 1815. Ecco un'altra poesia da me molto amata. La trascrivo da un altro quaderno antico di 4 anni. Il diluvio. Inorridisce il ciel, trema natura. La sempiterna umanità sconfitta è in alto orrore immersa il mondo intero. Del delitto compiange il triste effetto. Mi piacciono questi miei versi che ormai considero antichi. 15 giugno 1815. Stamane sul Monte Morello c'era una vecchia. Si ergeva solitaria, stranamente alta, impettita, austera. Si guardò intorno, non mi vide. E a un tratto, così in piedi com'era, lasciò andare uno scroscio d'acqua di sotto le vesti. Lungamente pisciava e pisciava, standosene con le gambe divaricate, aveva lo sguardo felice. Mai vista una cosa simile. 18 giugno 1815. Un cane idrofobo, non si sa come, è entrato nel recinto del giardino. Mia madre lo ha visto. Ha sentenziato subito. È rabbioso. Tiene la coda tra le gambe, ringhia e ha la bava alla bocca. Bisogna ucciderlo. Così è stato chiamato Galliano, il nostro custode factotum. È giunto con lo schioppo da cacciatore, accompagnato da Filomena, sua moglie, che lo segue dappertutto. È entrato nella fratta dove se ne stava nascosto il cane. La moglie lo aspettava lì. Si è sentito uno sparo, un latrato terribile, poi tutto silenzio. Dopo 5 minuti Filomena ha urlato: «Gallia, sei vivo?» E la risposta: «Mena, io sì, ma sto povero cane è morto e mi sa che arrabbiato non era». 20 giugno 1815. È giunto in visita un amico di Carlo, si chiama Sauro Marietti, e studia con lui il francese. È uno strano ragazzo, basso, tarchiato, fortissimo. Ha la caratteristica di mangiare i fiori. Nel nostro giardino ha divorato 3 garofani e 2 rose con gambi alle foglie. Ho controllato. Ha mandato giù tutto. La bocca è rimasta completamente vuota. A me ha regalato una vescica dei peti. A Carlo ha prestato il suo famoso panino svizzero, di cui parlerò. 21 giugno 1815. Ho riveduto a casa dalla Marchesa Roberti quella figura di San Luigi che se ne va a cavallo per Roma, circondato dal popolo osannante che grida «Viva il santo!». La vidi da piccolo e dissi: «Quando sarò grande voglio farmi santo anch'io, e la gente vedendomi passare griderà «Ecco il santo!». Allora i miei parenti credettero che fossi ispirato da dedizione religiosa e inclinazione alla santità e vollero che diventassi sacerdote. Invece ero morso soltanto dal desiderio di gloria. Provavo infinita compassione per tutti quelli che vedevano che non avrebbero mai raggiunto la fama. Ero deciso ad eccellere in tutto. Nei giochi mi mettevo sempre al primo posto. Guardando oggi quel vecchio quadro mi sono reso conto di queste verità. Primus et non inter pares, esse volo. 22 giugno 1815. Abbiamo, caro Dio, potuto sperimentare il panino svizzero e la vescica dei preti, con nostro immenso spasso. Stasera a cena mia madre e il mio buon precettore caddero nel tranello. Il panino svizzero che Sauro Mariotti ci ha imprestato non è altro che un finto pane a forma di rosetta, di cartapesta ma perfettamente imitato. Viene dalla Svizzera e dal suo interno è posto un meccanismo ad orologio che deve essere inizialmente caricato. Il peso stesso dell'oggetto ed una invisibile levetta impedisce la messa in moto di questo dispositivo. Quando il panino viene preso, la molla e i rotismi scatenano un vero putiferio, un rumore fastidiosissimo di raganella e di campanellacci. E così fu.
Mia madre afferrò il panino, come fa sempre, per sbiciolarlo nel brodo, allora quasi svenne. Gettò via l'oggetto vibrante ed assordante che finì quasi in faccia a mio padre. Giunse poco dopo, scusandomi del ritardo. Il mio grasso percettore, gran divoratore di pernici e pollestrelli, sotto al cuscino della sua seggiola, Carlo aveva posto la vescica dei preti, una normalissima sacca d'aurina di maiale a cui Sauro ha messo come tappo un antico strumento a fiato, limata in modo tale che da dare un basso rumore come prolagata scoreggia. Già sappiamo che il povero abate, grasso e di smisura, difficile a digestione, si lascia andare spesso quando crede di essere solo a simile spesa alimenti. Così, quando si sedette, la vescica era stata ben sgonfiata da Carlo e fu schiacciata dal suo immane peso. Il suono fu così forte e prolungato nel silenzio, il rossore del volto rubizzo del mio precettore così palesemente evidenziato, che noi ragazzi avremmo voluto torcerci dalle risa, ma non potemmo perché il trucco non venisse scoperto. 23 giugno 1815, Sauro Mariotti è molto fiero del successo ottenuto dai suoi scherzetti. Questo prezioso amico, figlio dello speziale di Recanati, è apprendista di suo padre e sa preparare lui stesso molti farmaci. Studia il francese, che per andare a Parigi e perfezionarsi nelle arti simpatiche, non so bene quali esse siano, ha raccontato a Carlo e a me lo straordinario effetto della polvere di cataride, tratta dalle ali di un antico insetto africano. Questa polverina è il più forte afrodisiaco che si conosca. In grosse dosi può essere pericoloso, ma in giusta misura e mescolato ai cibi, rende gli uomini e le donne furiosi e scatenati per l'esso di amorosi impulsi irrefrenabili. Così, oggi nel pomeriggio ci siamo fatti istruire da Sauro Mariotti ed abbiamo in gran segreto e con gran coraggio messo la polvere proprio nella camomilla della nostra austerissima genitrice, che beve ogni sera quell'infuso di gialli fiori calmanti. E così avvenne. Purtroppo non abbiamo potuto assistere agli effetti della straordinaria droga, perché mia madre subito si è alzata, rossa in volto, e si è recata chissà perché nella camera rossa, quella degli ospiti di riguardo. Poco dopo è giunta una cameriera a chiamare mio padre, che è sparito anche lui nella camera stessa senza ricomparire. Abbiamo capito il perché in quel subitaneo trasloco. L'abituale camera di mia madre è adiacente alla nostra ed è di passaggio. La camera rossa invece è appartata in essa e si potrebbe anche urlare, nessuno potrebbe sentire. Non so se la cameriera fece a tempo a portare a mia madre la famosa camicia di castità. Avremmo dovuto mettere la polvere del vinello dei nostri preti. Quella sera ne avevamo ben 7 a tavola con noi, ma la polverina, essendo rara e di gran prezzo, bastava appena per una sola dose. Il nostro Sauro ci ha ben istruiti su un altro spassosissimo scherzetto che stiamo preparando. Questa volta, data l'innocenza del gioco, abbiamo messo a parte del nostro segreto anche Don Paolo, che è quasi ancora bambina. Abbiamo avuto da Sauro qualche chilo di una polverina che lui chiama bicarbonato citrato. In presenza di poche gocce di liquido si gonfia e produce un'enorme quantità di schiuma. Così stasera Carlo, Paola e io siamo andati convisti nella camera da letto a porre manciate di polvere nei pitali da notte, entro i canterani dei nostri parenti e dei nostri preti. Ora è notte e vi è un gran subbuglio nella casa. Qualcuno urla di fronte ai quintali di quella schiuma che si leva dai vasi notturni traboccando ovunque. Carlo si rotola nel letto, sento le risa di Pilla dall'altra stanza. 25 giugno 1815. Vivo in mezzo a rimbambiti, a gente che compie una serietà di azioni fanciullesche e stolte, gesti ridicoli e frivoli. Ognuno gioca a recitare un ruolo non suo, non vero. La vita degli adulti è inquinata da questi preconcetti. Moltissimi di quegli errori che si chiamano fanciullaggini, in cui sogliono cadere i giovani inesperti nel mondo e quelli che, o giovani o vecchi, sono condannati dalla natura ad essere a parere sempre fanciulli, non consistono se non in questo, che i sopradetti pensano e si governano come se gli uomini fossero meno fanciulli di quel che sono. Certamente quella cosa che prima e forse più di qualunque altra percuote di meraviglia l'animo dei giovani beneducati all'entrare che fanno del mondo è la frivolezza delle occupazioni ordinarie, dei passatempi e dei discorsi e delle inclinazioni delle persone, alla qual frivolezza a poco si adattano, ma non senza pena e difficoltà, parendo loro da principio di avere da tornare un'altra volta fanciulli. E così è veramente, che il giovane di buona indole, quando incomincia, come si dice, a vivere, deve per forza rifilarsi indietro a rimbambire
è, per così dire, un poco, e si trova molto ingannato dalla credenza che aveva di dover diventare uomo e deporre ogni avanzo di fanciullezza. Perché gli uomini, per quanto procedano negli anni, sempre continuano a vivere fanciullescamente. 26 giugno 1815 ho scoperto un vecchio libro, tre bellissime, antiche poesie popolari. Le trascrivo sul diario perché non voglio che vadano perdute. Se al monno una fontana si trovasse, che 100.000 sei zampilli avesse e l'acqua tanto in alto la buttasse, che con lo sguardo più non si vedesse e misteriosamente ricadesse, la bella mia nel vaso la prendesse, nelle bianche manie ve lavasse, e l'acqua più splendente divenesse, e per lo campo dopo lo gettasse, due roselline bianche ne nascesse, e una delle rose mi parlasse, e un incanto d'amore mi dicesse, quell'incanto no due ci incatenasse, se al mondo non fontana si trovasse. Ed ecco le altre due poesie, quanto mi piace quella del fantoino e del rosignolo. Fuor della pinta gabbia vola lo rosignolo e piagne il fantolin che non la trova. Oh mio bel rosignolo, torna nel mio brolo. La notte, tra Pasquetta e Bifania, voli veder se l'amor mio m'amava. Gittai sul fucon la brancia d'olia, tutta verso di me s'abbracciava. A questo punto mi inserisco io, Mario, con una mia considerazione su questi antichi, ingenui e purissimi poeti popolari. Antichi poeti innamorati, voi non sapete da dove vengono le vostre poesie. Non siete voi che le create, anche se siete voi che le scrivete. Esiste un solo poeta in tutto l'universo. È lui che pensa, è lui che crea. Voi siete soltanto i riceventi e gli scriventi. Un grandissimo poeta io lo potrei diventare, ma fa l'altro che trascrivere poesie e la rovina, il meno possibile. Un poeta che vale poco riceve la poesia, la sciupa, la banalizza. Non sa nemmeno rovinarle in modo personale. Non ha stile. Io ancora non ho uno stile mio, ma so e sento che dovrà avvenire in qualcosa di molto importante per me. Dovrò scoprire per me stesso. Dovrò scoprire chi ero e chi sarò per capire chi sono. Chi ero io prima di nascere? Forse scrivevo già poesie, o meglio, devo dire, ricevevo poesie create dall'unico poeta, il creatore di tutte le cose, l'unico pensatore. Io l'ho capito e lo sto verificando. Sono soltanto un portavoce. Amo il mio poeta eccelso, anzi dovrei dire amo la mia eccelsa poetessa, perché la poesia, quella vera, è più donna che uomo, è più lirica che epica, ama di più i versi femminili a ritmo non pasillabo di quelli maschili a ritmo parasillabo. Buonanotte, antichi miei poi innamorati poeti. Il mio pensiero stringe la mano al vostro pensiero. Tante cose divengono una cosa soltanto. Spengo il lume, Carlo già dorme da molte ore. Buonanotte. 27 giugno 1815. I miei denti incisivi marci mi fanno impazzire, il dolore è dovunque, è un avvertimento. Ci dice che procediamo sulla strada sbagliata, sta lontano dal fuoco, se ti avvicini ti bruci. Dolore in tutti gli esseri, perfino nelle piante. Entrate in un giardino di piante, d'erbe e di fiori, sia pur quando volete ridere, sia nella più mite stagione dell'anno. Voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che non si trovi nuovo patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di soufflance. Là, quella rosa si corruga, langue, appassisce. Quell'albero infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi, da mosche, lumache, da zanzare. Questo è ferito dalla scorza, quello è offeso dal tronco nelle radici, e quell'altro ha più foglie secche, quell'altro ancora è roso, morsicato dai fiori, quello trafitto, punzecchiato dai frutti. Quella pianta ha troppo caldo, quella troppo fresco, troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco. L'una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi. L'altra non trova dove appoggiarsi o si affatica e stenta per arrivarvi. In tutto il giardino tu non trovi una pianticella solo in stato di sanità perfetta. Qua un ramocello è rotto dal vento, là un zarifetto va stracciando un fiore. Intanto tu strazi le erbe coi tuoi passi, le stroli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi e le uccidi. Ma il dolore non è maestro di saggezza.
La tortura porta alla pazzia, ma esistono esseri superiori che si sono stacciati dal mondo dal dolore e ne vivono fuori, molto in alto. 9 luglio 1815. È notte, tutti dormono, ma anche nel giorno l'umanità è dormiente. La gente è morta, il sonno è comparabile alla morte. Se il sonno dei mortali fosse perpetuo ed una cosa medesima con la vita, se tutto l'astro diurno, languendo per la terra in profondissima quiete tutti i viventi, non apparisse opera alcuna, non muggito di buoi per i prati, né strepito di fiere per le foreste, né canto di uccelli per l'aria, né sussurro d'api o di farfalle scorrese per la campagna, non voce, non moto alcuno se non delle acque, del vento e delle tempeste sorgesse. Certo l'universo sarebbe inutile, ma forse che vi si troverebbe o copia minore di felicità o più miseria che oggi non vi si trova? Io domando a te, o sole, autore del giorno, nello spazio dei secoli, da te distinti e consumati fin qui sorgendo e cadendo, vedesti tu alcuna volta un solo tra i viventi esser beato? Delle opere innumerabili, dei monumentali da te venduti finora, pensi tu che pur una ottenesse l'intento suo, che fu la soddisfazione o durevole o transitoria di quella creatura che la produsse? Anzi, vedi tu di presente o vedesti la felicità dentro ai confini del mondo? In qual campo soggiorno, in qual bosco, in qual montagna, in qual valle, in qual paese abitato o deserto, in qual pianeta? Forse si nasconde al tuo cospetto e siede nell'intimo delle spelonche o nel profondo della terra o del mare. Ma qualcosa animata ne partecipa, qual pianta o che altro tu vivifichi, qual creatura provveduta o sfornita di virtù vegetale o animale. E tu, medesimo tu, che quasi un gigante instancabile, velocemente, di notte, senza sonno né requie, corri lo smisurato cammino che ti è prescritto, e sei beato. Mortali, destatevi, non siete ancora liberi della vita. Verrà tempo che nessuna forza di fuori, nessun intrinseco movimento vi scuoterà dalla quiete del sonno, ma in quella sempre e insensibilmente riposerete. Per ora non vi è concessa la morte, solo di tanto in tanto vi è consentita qualche spazio di tempo in una somiglianza di quella. La vita non si potrebbe conservare se non fosse interrotta frequentemente. Troppo lungo difetto di questo breve sonno caduco è male per sé, mortifero e cagione di sonno eterno. La vita è particella di morte? Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico oggetto il morire. Non potendo morire, quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono. Certo, l'ultima causa dell'essere non è la felicità, nessuna cosa è felice. Vero è che le creature animate si propongono questo fine, ma non lo ottengono. In tutta la loro vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando sempre, non patiscono veramente per altro e non si affannano se non per giungere a questo solo intento della natura, che è la morte. Ad ogni modo, il primo tempo del giorno suol essere ai viventi il più sopportabile. Pochi nello svegliarsi ritrovano nella loro mente pensieri dilettosi e lieti, ma quasi tutti se ne producono e formano il presente. Gli animi in quell'ora inclinano soprattutto alla giocondità o sono disposti più che negli altri tempi alla pazientà dei mali. Onde se alcuno, quando fu sopraggiunto dal sonno, trovavasi occupato dalla disperazione, destandosi, accetta nuovamente nell'animo la speranza. Molti infortuni e travagli propri, molte cause di timore e di affanno, paiono in quei tempi minori assai che non parvero la sera innanzi. Spesso ancora le angosce del dì passato sono volte in dispregio e quasi per poco il riso, come effetto di errori e di immaginazione vane. La sera è comparabile alla vecchiaia, il principio del mattino somiglia alla giovinezza, ma come la gioventù della vita intera, così quella dei mortali provano in ciascun giorno è brevissima e fuggitiva. Il fior degli anni, il meglio della vita è cosa pur misera. Anche questo povero bene manca in sì piccolo tempo, che quando il vivere è a più segni si avvede della declinazione del proprio essere, appena se ne ha sperimentato la perfezione, né potuto sentire e conoscere pienamente le sue proprie forze che già scemano. In qualunque genere di creature mortali la massima parte del vivere è un appassire. La natura è intenta alla morte, se non per altra ragione la vecchiezza prevale sì manifestatamente e di sì gran lunga della vita nel mondo. Ogni parte dell'universo si affretta infaticabilmente alla morte,
con sollecitudine e celerità ammirabile. Solo l'universo medesimo, nella sua totalità, appare immune dallo scadere e languire. Tempo verrà che l'universo e la natura medesima sarà spenta. Rimarrà soltanto un silenzio nudo, una quiete altissima e impira lo spazio. Questo arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale si dileguirà? Così io stanotte pensavo alla morte, oscillando fra pessimismo ed ottimismo, fra una vita che si chiude nel buio e nel nulla ed una vita che si prolunga promuovendo visioni confortanti e quasi rassicuratrici, rifiutando ogni ingenua illusione o risollevando di speranza e di tenui luci le tenebre dell'oltretomba. Ma la morte è un pensiero con il quale non si deve troppo coabitare. Buonanotte, Giacomo. 11 agosto 815, stasera ci siamo mascherati io e Carlo. Sembravamo dei malandrini con barbe finte e le facce annerite dal sughero bruciato. Nell'ombra del portone abbiamo assalito a spintoni il povero Don Vincenzo che rincasava. Con voce cupa abbiamo gridato: o la borsa o la vita! E subito siamo fuggiti e ritrasformarci in persone da bene. 20 agosto 1815 è accaduta nel nostro borgo una tragedia scandalosissima, che non ho ben capita. Carlo l'ha saputa dal suo insegnante di francese, ma tutti ne parlano in segreto. Vi è una locanda in un vicolo non lontano dal nostro palazzo, in cui le coppie si danno appuntamento. Una donna epilettica ha avuto una crisi proprio nel momento in cui effettuava giochi d'amore col suo amante. Non so come, l'uomo è rimasto ferito e si è disseguato, morendo poche ore dopo all'ospedale. Strano, questo terribile passaggio dal piacere al dolore e alla morte. 30 settembre 1815, Don Vincenzo ha scoperto il diario di Pilla, l'ha letto, l'ha trovato immorale e l'ha mostrato a nostra madre. Il diario è stato distrutto, fortuna che il mio è ben nascosto e introvabile. 6 ottobre 1815, vi è una certa signora innamorati, donna graziosa ma scipita e insignificante, che spesso viene a far visita a noi. È innamorata e conferma nel nome di mio padre. Carlo, imitando la sua calligrafia, ha scritto un falso biglietto d'amore e l'ha lasciato in giro, in modo che nostra madre lo trovasse. E così è stato. Abbiamo udito le grida dei nostri genitori provenire dalla stanza rossa. 20 ottobre 1815, mio padre ha organizzato una conferenza letteraria qui al nostro palazzo, nel salone della biblioteca, invitando molto pubblico recanatese. Si parlerà di Jacopone da Todi. Il conferenziere è un giovane abate di Camerino che noi chiamiamo lo Stracchino, perché è sempre stanco e quando dà la mano sembra di stringere la gelatina. Naturalmente Carlo ha voluto organizzare un suo scherzo. Il relatore era ospite nostro. Mio fratello si è recato nella sua camera ed ha tolto il foglio al manoscritto della conferenza. Ora il povero Stracchino sta parlando. È arrivato al punto della lacuna. Rosso in faccia, si è impappinato, cerca di invertirsi i concetti della pagina perduta e ogni tanto ripete: ma non capisco, scusate, scusate. 4 novembre 1815. Terribile attacco di asma stanotte, mi sono svegliato di soprassalto, soffocando. Sognavo di essere sepolto vivo nella cassa. 10 novembre 1815. Carlo ed io abbiamo inventato una lingua nostra, con l'alfabeto e la grammatica. Abbiamo scritto un vocabolario di quasi 1000 parole. 11 novembre 1815, dei contadini, arando un terreno di mio padre, hanno trovato una sfinge. È di epoca romana. Rappresenta una donna bellissima, alata, con una cuffia in testa e il corpo da leone. Mio padre la farà murare nella volta d'ingesso nel nostro palazzo. 18 novembre 1815, Carlo oggi ha gridato a tavola la frase «Porca potana!». L'aveva sentita dire a Galleano, che la ripete spesso. Non sappiamo cosa significhi, punizione terribile. È stato spedito in camera ed è rimasto senza cena. 21 novembre 1815, Carlo ha sorpreso i preti di casa nostra mentre parlavano di uno strano episodio avvenuto a Loreto. Un sacerdote impazzito, mentre confessava una signora, è stato, dicono, posseduto dal demonio. Si è spogliato completamente nudo ed è balzato fuori in quello stato. Una delle nostre sguattere è gravida, non si sa come. Mia madre ha chiamato i genitori, che sono contadini di Matelica. Sono venuti a riprendersi la figlia con gran pianto. È una ragazza di 15 anni. 22 novembre 1815, Don Vincenzo se n'è andato. Non sappiamo come e perché. Stanotte è partito. Nessuno ha sentito nulla. Dalla vetrina del museo etrusco di mio padre è sparita meravigliosamente la statuina d'oro etrusca. E lui è disperato.
20 dicembre 1815 ho compiuto una passeggiata nel bosco appenninico. Il timido usignolo è fuggito. Fischia impetuosa la bufera. Spogliato ogni albero di verdi fronde, mostra nudi e brindali i suoi rami. Strati di gelo ingombrano il prato. Geme inceppata ad ogni erbetta ed ogni fiore la debole vita. Dal montano natio sasso scende il fiume e trae rumoreggiando radici e strappati rovi. Dal povero affumicato tugurio, sporgendo il capo, attonito resta il pastore al vedere le acque tanto spumeggianti. Neglittosi, gli armenti delle fumanti stalle ben ricoverati se ne stanno. Intorno al focolare si ode ozioso il bifolco e la villanella saggiamente le lunghe ore consuma col fusco e la roca. Il sole appare e subito fugge fra le squarciate e ammonticchiate nubi. È scarso tributo, manca di stanca e poco convinta luce. Scendo al mulino, abbandonato forse da secoli. La ruota gira veloce, anche se molte sono le pale che mancano. Il suo moto non è frenato dalla macina che giace spezzata sul prato di brina. Il tetto è sfondato. Vedo una mola da arrotino ancora usabile, un aratro senza il suo chiodo, un carro da fieno che non ha più le ruote. Ho disturbato i sogni di uccelli notturni. Si lamentano con fievoli grida e ripiombano trasognati nel sonno invernale. Bimbo, cos'è la vita? Un gioco, signore. E la morte? Un gioco. E l'amore? Il giocatore. 9 luglio 1821. Questo piccolo libro dalla copertina verde di seta cinese non è un diario normale, ma qualcosa di molto segreto. Allora, perché mentire a me stesso? Il mio sentimento è in lotta con la ragione. Questo sentimento non ha mai smesso di cercare una conferma degli antichi pensieri che la ragione ha voluto abbandonare. L'opinione di un Dio provvidente, di un ente infinitamente superiore a noi di senno e di intelletto, il quale disponga per il bene di ogni nostro caso, se fosse convalidata dalla prova della nove della ragione, sarebbe per me un conforto maggiore di ogni altro possibile. Tornerei ad essere felice ogni ora, ogni minuto, come lo ero il Giacomo bambino. Chi cercavo io fra l'alfa e l'omega? Chi sognavo quell'alba sperando di udire in una voce l'eco di un'altra voce, mentre i sauri cavalli zampillavano sulle selci scintillanti sotto il mio oscuro balcone? Perché rimasi inginocchiato adorante, 7 anni sui libri e le carte, davanti al lumino che se ne andava smorzando. Al fine tutto è polvere, fumo ed ombra, si chiedeva Pandolfo, ma oggi sento la trama segreta che unisce le vite attraverso i secoli. La poesia, la creatività ci fa eterni, e tu, pensiero che agiti di simpatia i nostri cervelli come fa il vento coi fiori, tu sei quell'iddio che io cercavo da sempre. I miei idilli sono lettere d'amore che ho scritto per te, con le parole stesse che tu mi donavi. Ora so ove è il fin degli avanni e ove è il riposo. Non cerco ove prima credevo fosse, cioè nel nulla, ma nel tutto che attende. Paziente, paterno, amoroso e materno, io, piccolo figlio nel segreto, agirò non più per la mia gloria, ma per la tua. E così sarà. 18 novembre 1821, mio padre, cosa mai venuta prima, è entrato stamattina in camera mia. Aveva gli occhi lacrimanti e arrossati dalla veglia notturna. Mi ha detto con voce commossa e stanca: «Ascoltate, figlio mio, il vaticino di vostro padre che vi ama, anche se voi più non volete questo amore e vivete solitario senza il mio consiglio. Voi fate ogni passo per lasciare la vostra casa e fuggire da qui. Ebbene, quando il vostro intento sarà realizzato, non vi troverete contento. La vostra salute ne soffrirà. Vi pentirete amaramente di averci lasciati. Il consenso che prima o poi sarò costretto a darvi sarà contraddetto dolorosissimamente dal mio cuore. Né sarà mai possibile che io, senza lacrime amare, transiga con l'idea di vedervi stabilire a centinaia di migliaia lontano da me. Povero padre mio, lo avrei abbracciato, ma le sue parole non mi hanno certo distolto dai miei propositi di fuga. Al contrario. 24 dicembre 1821. Vigilia di Natale. Qualcosa rinasce in me. Ho pensato a lungo a Gesù ed in molto segreto e dolcissimo. Nessuno immagina quanto io sia religioso. Ora ho una visione totale della vita e della maniera di vivere. Sono persuaso che è missione dell'uomo di fungere da anello di congiunzione tra il creatore e la creazione.
L'uomo è figlio tanto del cielo, cioè del padre, quanto della terra, cioè la madre. Egli ha lo spirito che è pensiero perfetto, divino ed è parte reale della divina coppia. E questo spirito è posto in un recipiente terrestre costituito dal nostro povero corpo e dall'animale che è pensiero distorto, imprigionato, che vuole liberarsi. Gesù è il simbolo vivente della nostra missione di realizzare l'unità fra la creazione e il creatore, agendo in due direzioni, dall'alto verso il basso, con ispirazione a quella che io chiamo divina frenesia, e dalla terra al cielo utilizzando le risorse umane e naturali quali veicoli per l'ascesa spirituale. Risorsa fondamentale è la favela, ma il linguaggio umano, divenendo adulto, si è adulterato. È malato, falsato, distorto e distorce a sua immagine e somiglianza il pensiero appena uscito dalla fonte e lo ammala. Per questo io cerco nel passato gli avanzi incontaminati delle parole vere, quelle che non fanno ammalare il pensiero. Così, dentro l'uomo, nel corpo dei millenni, si è formato un serbatoio di luoghi comuni, di stereotipi, di consuete bugie, di consuete false spiritosaggini che quasi folli ci credono. E il male è follia. Non più con lenti tripodi spiriti. Vi rivelerete quando silenziosi verranno a scoprire la torre, uomini mossi da parole vere. E ci siamo fermati sul margine del nulla, l'aria sottile che punge a respirare.